Ciao a tutti ragazzi, praticamente noi siamo appena tornati dalle vacanze nella casa sull'albero, ma siamo tornati a casa, come potete vedere, per partire un'altra volta, poiché andremo in un hotel in riva al mare, dato che siamo periodo di Ferragosto, perché vogliamo passare la notte in spiaggia, ecco, come praticamente metà della popolazione. Allora, già abbiamo preparato qualcosa, tipo qualche tenda da campeggio, qualche lettino, anche due sacchi a pelo stiamo portando se c'è freddo, non lo so. Però ancora dobbiamo preparare del tutto la valigia, perché nella valigia ancora ci sono solamente i pigiami. Non c'è nulla di nuovo. Ok, allora noi per partire ci stiamo vestendo, o meglio ancora io mi devo vestire. Ovvero mi vestirò così. Ci siamo vestiti tutti quanti così, diciamo molto molto sempliciotti, senza nulla di particolare, perché comunque appunto noi per partire siamo della teoria che bisogna stare molto comodi quando si parte. E adesso mettiamo qualcosa dentro la valigia. Allora, mettiamo prima di tutto i pigiami, perché quelli non possono mai mancare assolutamente. Poi io mi porto questa magliettina qui. Allora mi porto questi due completini, quindi questo vestitino, quest'altro vestitino un po' più semplice e questo qui. E in più anche questo. Quindi io mi porto queste quattro cosine. Mentre il mio ragazzo si porta, vabbè, la maglietta con cui sta partendo logicamente. Questa qui, questo, questo e questa qui un po' più semplice, quindi anche lui quattro cose. Per quanto riguarda le ragazze invece porterò questi due, ok, poi vi porterò anche questo un po' più elegante per me e questi due vestiti, anzi no, siccome siamo in spiaggia porto questo che secondo me è più adatto, e questi due vestitini per le ragazze se andiamo al ristorante, facciamo qualcosa di più particolare. Perfetto, la valigia è pronta e la possiamo chiudere. Adesso dobbiamo prendere una scatola dove mettere tutte queste cose, perché naturalmente non ce le possiamo portare a mano, ecco. Perfetto ragazzi, abbiamo messo tutto dentro questa scatola e questa è la nostra valigia e adesso possiamo partire. Essendo che non è un hotel molto lontano da casa nostra, ci sono solamente un 3-4 orette di strada, partiremo con la macchina. Ok ragazzi, siamo appena scesi dalla macchina e siamo arrivati nell'hotel. Praticamente qui dietro, dietro questi alberi che voi vedete, c'è il mare. Quindi siamo letteralmente a due passi. Adesso abbiamo preso questo carrellino per trasportare le valigie in camera, che ancora tra l'altro dobbiamo scegliere quale camera prendere. E quindi adesso le guarderemo, perché ce ne sono tre libere. E sceglieremo quale prendere. Perfetto ragazzi, abbiamo finito di controllarle e abbiamo scelto la terza stanza. Va benissimo, allora tenete questa qui e la vostra chiave per entrare nella stanza. Ok, grazie mille. Adesso carichiamo le valigie nell'ascensore e saliamo in camera. Perfetto ragazzi, siamo arrivati in camera e adesso ve la mostriamo. Allora, la prima stanza, sì, può sembrare strano, c'è innanzitutto questa piccolissima stanza con questa poltroncina e questo attaccapanni. E poi c'è il bagno. È un bagno molto grande, già ci sono, diciamo, non me l'aspettavo, ma già c'è addirittura anche gli accappatoi, spazzolini, insomma c'è di tutto e di più. Cosa che non mi aspettavo, perché nell'altro hotel dove siamo andati la scorsa volta non c'era praticamente nulla e abbiamo dovuto portare tutte cose noi da casa nostra. Quindi un punto in più. Le chiavi per il momento le appendiamo qui. E dopo il bagno c'è la stanza per le bambine,
è un lettino praticamente a una piazza e mezza, quindi entrambe ci entrano tranquillamente. E qui c'è questo mini armadietto dove loro possono sistemare i loro vestiti. Poi qui c'è questo salottino. Come potete ben vedere non c'è la cucina, perché sotto c'è la cucina appunto dell'hotel dove andremo a fare colazione, pranzo e cena, almeno che non siamo fuori al ristorante a mangiare. E c'è anche un negozietto dove vendono costumi, creme solare e tutto quanto. Questa è una fortuna, perché noi ci siamo dimenticati i costumi a casa intelligentemente, però li possiamo tranquillamente acquistare nel negozietto che c'è qua sotto. E come ultima stanza c'è la stanza matrimoniale, diciamo. E qui questo balconcino, questa mini terrazzina con un tavolino e qualche sedia. E un mini frigorifero con l'acqua e i bicchieri. Questa è tutta la casa, il mini appartamentino. Devo dire che è davvero molto grande e spazioso e mi piace tanto, approvato. Adesso disfiamo le valigie, scendiamo nel negozietto qua sotto, compriamo i costumi e andiamo subito a mare. Ok ragazzi, ho sistemato tutti i vestiti dentro l'armadio e adesso andiamo a comprare i costumi. Quindi venite con noi, li andiamo a comprare. Buongiorno, allora noi vorremmo comprare quattro costumi, tre femminili, tra la quale due per ragazzine, diciamo, e uno maschile. Io vorrei quello azzurro, se possibile. Ah, sì, certo. Ok, perfetto. Io invece vorrei questo qui giallo. Va bene. Io quello lì a pois. Ok, io invece questo qui, va bene, perfetto. Vorrei comprare anche una protezione solare e questa borsa per tenere il tutto. Ok, va bene, il tutto viene 25 euro. Perfetto, arrivederci. Ok, adesso saliamo di nuovo in camera, ci vestiamo, cioè ci mettiamo i costumi e andiamo. Perfetto ragazzi, noi siamo pronti con i nostri costumini e adesso andiamo. Ok ragazzi, noi siamo arrivati a mare davvero in pochissimo tempo, perché l'hotel è stravicino. E ci siamo sistemati così: qui sopra dormiremo io e mio marito, nel lettino rosso io e nel lettino blu lui, mentre in queste due tende dormiranno le bambine, in quella rosa Grace e in quella là arancione Kate. Adesso però ci facciamo un bel bagno. L'acqua è davvero una tavola, è stracalda e ci sono un sacco di pesciolini super carini e insomma è stupenda, è anche tipo stra trasparente, insomma è davvero molto 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 bella. Peccato che già praticamente è pomeriggio, quindi praticamente stiamo quasi per andare a dormire. Sì, sono paranoica, io quando già è pomeriggio per me già è notte, in poche parole, quindi sono molto paranoica, però no, vabbè, considerando che ce la dobbiamo andare domani pomeriggio, ancora c'è un bel po' di tempo. Le ragazze si sono messe a giocare con la sabbia, io e mio marito invece adesso usciamo dall'acqua e ci prendiamo un po' di sole. Mi metto qui e ci prendiamo un bel po' di sole. Ragazzi, sono le 7 di sera, ma già è diventato buio, non c'è più luce. Loro hanno passato il pomeriggio a giocare con le pistole d'acqua, con la sabbia, ci siamo fatti un bagnetto off camera. Adesso però dobbiamo cenare. Perfetto ragazzi, qui abbiamo acceso anche il fuoco, così fa un po' di luce, e abbiamo deciso, per non appesantirci troppo, di mangiare con dei gelati. Le ragazzine barra bambine si arrabbiano se le chiamo bambine, capirete, se lo sono prese alla fragola, mentre io al cioccolato e mio marito alla vaniglia, praticamente come sempre. Ok ragazzi, noi abbiamo finito di mangiare, adesso aspettiamo un pochettino e verso le 9 ci facciamo l'ultimo bagnetto e poi ci mettiamo a letto. Perfetto ragazzi, abbiamo fatto la solita classica cosa, ci sediamo attorno al fuoco e ci raccontiamo storielle.
le ha raccontate mio marito, naturalmente, e naturalmente non storie paurose perché sennò le ragazzine non dormono più stanotte. Già quando le raccontiamo a casa non dormono che sono a casa, figuriamoci quando siamo fuori casa, proprio no, evitiamo. E adesso ci facciamo un bel bagnetto, anche se l'acqua sarà un po' più fredda rispetto a prima, quindi io entrerò molto piano piano, mentre lui come solito entra tuffandosi come un pazzo. E le bambine ci provano ad entrare piano piano, ma poi entrano totalmente che piano piano. Io invece ci sto mezz'ora. Però vabbè, anzi, non è molto calda, cioè non è molto fredda, quindi va bene, ci può stare. Ci facciamo l'ultimo bagnetto che a me sinceramente mette ansia farsi il bagno di notte. Però loro insistevano per farlo e quindi facciamolo. Mamma, guarda, so andare sott'acqua. Bravo, amore. Ehi, non ti allontanare, torna qua. Mamma, ma so nuotare, sono grande. Sei tutto tranne che grande. Ok, sai nuotare, ma no, è anche notte. Non mi va. E va bene. Mamma, io ho sonno. Sì, esatto, ragazzi, andiamo a dormire, dai. Mettiamoci qua, facciamoci asciugare un po' i costumi e poi ci mettiamo a dormire. Ok ragazzi, è passato, saranno passati altri 15 minuti, adesso ci mettiamo a dormire. Voi due vi mettete il sacco a pelo di sopra perché per voi due c'è freddo. Perfetto, e vi mettete a dormire. Noi invece alla fine abbiamo il fuoco qui che ci riscalda, quindi ci sta. Buonanotte a tutti ragazzi, ci vediamo domani con la parte 2, non ve la perdete. Ciao ciao!